Benvenuti amici di Inner Station per una nuova puntata di Topolino Magazine che Passioni, sono il vostro Giorgio Paolo, oggi andremo a vedere il numero 3436 con questa bellissima copertina di Andrea Freccero, inerente alla nuova storia, tutta fantascientifica. Vediamo che aria tira a Topolinia. Perdersi nello spazio profondo, per me sarebbe già abbastanza fantascientifico, riuscire a non perdermi in casa mia, grande Pippo. Quindi partiamo subito con la ciurma del sole nero, bellissima storia, guardate qua, questa tipologia di disegno molto da fumetto anni 70 e primi anni 80, con questa colorazione quasi pixelata, bellissima, in 8 bit quei puntini, cioè io adoro, adoro, guardate anche la scritta rosa e verde, benvenuto tomorrow, guardate qui che bella. Mi piace veramente tantissimo. Questa storia parte con il comandante Tomorrow, o Tomorrow, ecco come si può pronunciare, che è stato soldato per gestire la base spaziale Sole Nero, che grazie agli sponsor sta cercando di acciuffare, prendere degli asteroidi per studiarli sulla Terra. Comandante Tomorrow è un comandante alle prime armi, infatti il capitano Cracker doveva essere lui nominato comandante, ma però è stato bypassato e lasciato il posto appunto a Tomorrow. Qui fa la conoscenza di tutti quanti i componenti dell'equipaggio, troviamo vari, sempre i soliti personaggi di Topolinia, Pippo, Clarabella, Orazio, con altri nomi, giustamente, c'è Gancio, che è il pilota delle due navicelle che servono per acchiappare gli asteroidi, ma fino adesso non è stato trovato neanche uno. Gli sponsor stanno veramente spingendo il governo spaziale della Terra per poter portare a fine questa missione. Finalmente riescono ad docchiare ben due asteroidi, infatti qui Topolino, scusate, il comandante Tomorrow gli viene additato che ha la fortuna del principiante, e mandano Orazio e Gancio a recuperarli, ma qualcosa va per il verso storto. Infatti quando recuperano i due asteroidi ne sta arrivando uno terzo veramente gigantesco che potrebbe uccidere tutti quanti. E Topolino decide di prendere a due bivi, diciamo. Uno, di lasciare gli asteroidi e mandare a quel paese la missione e salvare i suoi componenti dell'equipaggio, o se no, di recuperare fino alla fine i due meteoriti, avere successo con la missione e purtroppo far morire due del suo equipaggio. Quindi che scelta adopterà per questa missione, quindi vedremo nella seconda puntata come andrà a finire. Comunque spero che siano veramente più puntate perché ha veramente fatto bene. Poi abbiamo il secondo episodio, il terzo episodio di Zippo Perone e il 101° canto. Anche questo mi sta piacendo assai. Questa è la penultima puntata. Sempre questo flashback col passato. Adesso siamo nel 1313 a Firenze, i Guelfi Neri stanno cercando sempre di più questa lista, questo manoscritto di Dante, e Dante fugge praticamente per tutto il nord Italia. Dopo essere stato a Padova, adesso è a Verona. Infatti, i nostri amici, sempre con questa scelta fra Bologna e Verona o Bologna e Padova, bypassano sempre Bologna e vanno sempre in altre città. Quindi vanno a Verona, la città del mio socio Riccardo Dosso, bellissima città, andate a vederla se non ci siete mai stati. Qui continua la ricerca spasmodica, seguono Dante addirittura dentro l'arena di Verona per vedere che cosa ha in mano, perché lo vedono sempre che parla con persone, adocchia, il popolo dove vive in determinati luoghi per poi anche acculturarsi, accaparrarsi le varie tipologie di lingue, perché poi come sappiamo Dante vuole un'unica lingua perché tutto il popolo italiano si possa capire e non i vari idiomi che ci sono nelle varie città. Qui scoprono sempre che i Guelfi Neri li sta andando alla caccia, addirittura si sta facendo sempre di più preponderante
le minacce di questo guelfo nero, l'ultimo guelfo nero che è rimasto ancora in vita, che gli minaccia di lasciar perdere, di non cercare più il manoscritto. Veramente è un susseguirsi di inseguimenti, colpi di scena, e mi sta piacendo moltissimo. E poi in questa puntata si scoprirà anche chi è questo misterioso guelfo nero che sta mettendo i bastoni fra le ruote fra i nostri amici avventurieri. Poi abbiamo Newton e Pico in viaggio e del sapere. Un'altra bella puntata, c'è Metodo e Metodo, soggetto e sceneggiatore di Giorgio Fontana, di Jane Donald Soffritti, quindi storia disegnata dall'amico Donald Soffritti, andate a recuperare il 4 chiacchiere con Donald Soffritti fatto una settimana fa. Qui c'entra anche Paperoga, molto divertente, e anche una bella metafora sul mondo in cui viviamo adesso, perché Paperoga dice di essere entusiasmo perché è stato preso in questo fantomatico corso immersivo culturale dal professor Truffaldoni, dove praticamente studiando il flusso del fiume Tulebug puoi predire il futuro. E allora Newton e Pico de Paperi si dicono che questi accattoni tuffatori non sono scienziati ma sono solamente ciarlatani, ed è bello nel vedere come in ogni modo cercano di convincere veramente Paperoga a dire no, non andare, non andare. Poi abbiamo Perino il vicino a distanza, Calisota social media. Anche questa è un'altra bellissima storia inerente ai tempi d'oggi. Soggetto sceneggiatura di Giorgio Simone e Alessandro Sisti, sceneggiatura di Alessandro Sisti, disegni di Federico Franzò. Anche questo, come dico, è un bel messaggio per i tempi in cui viviamo oggi, con i social, quindi questo infamarsi, questo denigrarsi pubblicamente sui social, che non porta a niente, non porta solamente la distruzione e logorarsi, ecco, fra le due persone che si punzecchiano a vicenda. Infatti Paperino qui se la prende col suo vicino, arcinemico vicino di casa, Jones, che non sapevo che lavorava come capo di un bastimento mercantile che gira il mondo. Quindi una nuova scoperta. Poi abbiamo Paperino furfante per dovere, soggetto sceneggiatore di Jans Hansger Kart, disegni di Marco Rota. Bella storia disegnata in stile vecchio del caro Marco Rota. Paperino, dopo aver accumulato $10,000 di multa, viene arrestato, ma per scongiurare questo arresto il commissario della stazione di Paperopoli gli dice di fingersi criminale e diventare investigatore privato per distruggere una famosa e pericolosa banda criminale che sta mettendo in subbulto Paperopoli. Quindi Paperino diventa investigatore privato per beneficio di pagare multe e non finire in galera. Quindi un'altra divertentissima storia. Quindi ho visto che ci sono tre storie centrali corte, le prime due belle corpose e lunghe, e anche la fine, bella storiella corposa, inerente a Topolino e le origini, Casa Dolce Caso, soggetto sceneggiatore di Dilo De Ninotti, disegni di Carlo Limido. Un'altra bella puntata sul passato di Topolino, nelle origini, dove inizialmente non sta andando d'accordo con Pippo perché lo trova troppo molesto e incasinato in casa, quindi sta cercando con grande difficoltà di trovare una casa dove andare a abitare. Qui scopre che anche Minnie sta cercando una casa per poter diventare indipendente, anche se lei sta benissimo in quella casa che ha, perché suo zio è ricchissimo, uno dei più ricchi di Topolino. E Topolino inizia una competizione con Minnie perché trovano questa casa venduta da un losco personaggio che Topolino conosceva bene, ma in realtà dice che quello che conosceva Topolino era suo fratello gemello criminale. Ma Topolino non se ne fa una ragione, quindi inizia a indagare su questa fantomatica agenzia immobiliare che vende case e farà delle interessanti scoperte, sempre con l'aiuto di Minnie, ahimè. Vediamo anche il prossimo numero, che ritorna Paperinic. Guardate qui che bella copertina. E siamo tutti in attesa anche delle uscite dei prossimi numeri con il robottone di Paperinic,
che uscirà in due numeri nel 3437 e 3438. Quindi ragazzi, io vi auguro un buon weekend, vi do appuntamento alla prossima puntata. Oggi abbiamo visto il numero 3436 di Topolino Magazine, che passione, quindi bella lì, continuate a seguirci e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao amici di Nerd Station!